Ali bianche sul mare, primavera 2008. Me ne aveva parlato Edoardo. Dopo un po' le avevo cercato, avevo guardato intorno e nei libri, nei manuali, nei diari di viaggio non trovavo niente. La fantasia di Edoardo è una roba seria. Galeano ha nelle sue vene la profondità del tempo, sa abbracciare con le labbra. Le sue farfalle migratrici tornano alla mente, meritano altri racconti, allora io le vedo così. Bianche e non color arancione, più viaggiatrici, gens vere, gente di mare, di deserti e di montagna. Le farfalle pesano poco più dell'aria, vivono meno di 80 giorni, vedranno sorgere il sole meno di 80 volte. Forse saranno univoltine, come dicono gli esperti, ma questo non ha importanza. È il loro viaggio sul mare che ha valore. Pesano poco più dell'aria, se ti avvicini piano e soffi. Loro sbandano, perdono l'assetto di volo, l'equilibrio, e se hai l'occhio giusto puoi vedere lo sguardo accigliato di una farfalla nervosa. Loro, le farfalle bianche, lo sentono dal profumo. Da 1000 chilometri arrivano aromi e particelle con l'odore irresistibile. A portare aromi e particelle è quell'unico vento teso. Solo lui è il divino corriere. Sul mare si è caricato di umidità. Ogni microscopica particella di profumo è stata avvolta da una microscopica gocciolina di acqua salita dal mare. E prima di cadere come pioggia sottile sulla terra, si asciuga un po', si stringe, libera il meraviglioso profumo che solo le narici antenne di quelle farfalle bianche sanno sentire, e nessun altro, che resta indifferente. Con l'occhio giusto lo vedete attraverso la trasparenza dell'aria, è più leggero della nebbia, più sottile di un raffinato vapore di cosmetica, meno di una nuvola, insomma un sospiro degli angeli. Le farfalle hanno il naso giusto per recepire quel profumo. Recettori. Gli scienziati chiamano con questo nome meccanico la parte del corpo delle farfalle che trasmette goturia e volontà di partenza a tutto il corpo, a tutti i loro corpi. Sembra che al calare di quel vento arrivato dal mare suoni una sirena, o meglio, canti una sirena omerica. Ma le nostre farfalle hanno ali leggere e bianche e non hanno corde robuste per resistere ammaliato al canto di quella sirena. Rispondono. Si chiamano con voce sottile di farfalla, si riuniscono, si nutrono un'ultima volta sul tappeto di ranuncoli e via sul mare. Per 1000 chilometri sul mare. Le farfalle vengono da una vita lunga milioni di anni. Sanno come fare. Vivono meno di 80 giorni, ma parlano molto tra di loro. Parlano come noi non sapremmo mai fare. Si trasmettono tutta la vita, tutta l'esperienza di milioni di anni per poter fare quel viaggio di 1000 chilometri sul mare. Ognuna di loro sa che non tornerà. Ogni viaggio è fatto per una sola generazione. Ogni farfalla dovrà raccontare, spiegare del viaggio, dei preparativi, del profumo, della morte, del vento, ognuna alle altre. Una roba tutta femminile. E sanno farlo bene. Il viaggio funziona. La loro fine, la fine di tutta la loro vita, lunga milioni di anni, la fine di tutte loro, dipende da quel viaggio. Se solo per una stagione il vento non dovesse portare il profumo sirena, se solo una volta, durante il volo di 1000 chilometri sul mare, una tempesta le distruggesse tutte, la loro vita sarebbe finita per sempre, estinte. Non si nutrono soltanto nei ranuncoli prima del volo. Ci si immergono nei ranuncoli, si spandono l'intero corpo di nutrimento, si ingrassano al doppio del loro peso. Arriveranno magrissime, sfinite, là, dall'altra parte, all'origine del profumo sirena. Hanno resistito 2 giorni. Hanno calcolato tutto, si sono chiamate, si salutano, ciao, ah ci sei anche tu, bene, e ora, andiamo. Una striscia bianca si alza in volo prima delle rondini, per evitare le rondini. Le farfalle sono un bel gruppo, una nuvola striata, leggera, per ora compatta. L'orecchio del saggio, il saggio che conosce il suono del silenzio, ascolta i racconti che viaggiano fitti fitti tra di loro. Le ali sbattono allegro, le partenze sono sempre così, una gioia. C'è da scoprire un mondo di là, alla fine del viaggio. Sotto il mare è più scuro del cielo,
bello, azzurro, pieno, è vicino. Ha un buon odore. Il sudore del mare sa di sale. Anche il mare ha il suo suono. Più è fermo, più è profondo. Uno sci morbido, giusto per accompagnare il volo leggero delle farfalle e non coprire il loro chiacchiericcio. Sono raffinate le farfalle. Volano per l'intera giornata. Si mangiano l'un con l'altra. Si nutrono in volo succhiandosi a vicenda, leccandosi con delicatezza. Usano la piccola spiritromba per suggere un po' di polline e acqua dalle aree e dal corpo della vicina in volo. Ognuno offre il proprio corpo. Al tramonto, stanche, si posano sull'acqua ferma. Ma prima di fermarsi, ancora due colpi d'aria, un po' di viaggio in più. Lo sanno, lo sentono a vibrare dalla superficie. Arrivano veloci dal fondo del mare i nemici, i pesci. Migliaia e migliaia di farfalle sono aspirate, inghiottite da pesci fantasma. Lame d'argento che da sotto, dal profondo del mare, ora nero, le tirano giù in silenzio. E le loro ali si ripiegano, si arrotolano per entrare nelle gole dei pesci. Così a migliaia aspirate. Ogni notte sparisce una parte della nuvola bianca ed ogni mattina un tappeto di coriandoli scuri è ancora sul mare, ondeggia piano. Sono mille e mille farfalle che non voleranno più. Sono state il sostegno, il trampolino per le sorelle all'involo. Sono servite a tenere asciutte le ali delle sorelle che ripartono. La nuvola bianca è astratta, come un libro gonfio di mille pagine vive. Ogni pagina farà una parte del viaggio. Deve fare una parte del viaggio perché le altre possano continuare a volare, perché solo mille farfalle possono arrivare. Dall'alto arrivano le rondini di mare, anche loro a spezzare la nuvola, a rompere l'onda bianca che subito si ricompone. Ed anche il vento, sempre impegnato a ridurre il loro numero, spinge, soffia, tira, sconvolge il gruppo, fa bagnare le ali, fa morire di acqua. Mille chilometri, sei giorni così a perdersi, a riconoscersi, a raggiungere l'origine del profumo sirena. Sei giorni per arrivare a un campo di fiori dai colori bellissimi, che nessuno di loro aveva mai visto prima e che il riposo lascerà godere. È finita. Il terribile viaggio è finito. Una lunga stagione fredda farà nascere nuove farfalle scure. E l'anno successivo, quando arriva quel profumo, milioni e milioni di farfalle inizieranno il loro lungo viaggio. Ben arrivati, fratelli e sorelle del deserto e del mare. Questo racconto raccoglie il sospiro delle sorelle e dei fratelli morti annegati nel Mediterraneo. La malefica sirena dell'Europa e dell'Occidente ha bisogno del sudore e del sangue dei sopravvissuti. I pesci che noi mangiamo si sono nutriti di mille e mille morti. Niente più confini, niente più barriere, niente più nazioni, liberi tutti di muoversi come farfalle.